con una parata apertasi stamattina, alla quale hanno partecipato ragazzi della scuola Navarra e ragazze docenti polacchi e romeni, si avvia a conclusione il progetto Erasmus iniziato 2 anni fa. Enzo Vallone, dirigente della Navarra, vogliamo un po' spiegare qual è il significato e che cosa state facendo per concludere il progetto. Allora, un progetto bellissimo, abbiamo costruito ponti, siamo diventati in 2 anni un gruppo di amici, i colleghi, i ragazzi, le famiglie coinvolte in questo ponte di amicizia bellissimo. Qual è stato l'approccio dei ragazzi, sia italiani che romeni e polacchi? È meraviglioso, i ragazzi si sono subito messi in gioco e sono stati aperti al dialogo, all'accoglienza, a lavorare assieme, hanno fatto un sacco di attività assieme, hanno costruito delle opere teatrali, perché noi giovedì sera, anzi invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare, giovedì sera alle 19 ci sarà uno spettacolo alla Cittadella dei Giovani in lingua inglese, il testo è stato scritto e sarà rappresentato dai ragazzi polacchi, rumeni e italiani. Lei come si chiama? Carmen Toma. E da dove viene? Da Romania. Quale scuola rappresenta qua ad Alca? Scuola Aurel Vlaicu from Braila. Questa esperienza che cosa gli ha lasciato dentro e i ragazzi come, diciamo, si sono comportati in questi 2 anni, in questo viaggio che ormai arriva in porto? Become friends, very good friends. Hanno fatto delle amicizie e si sono trovati bene e sperano che questa amicizia duri nel tempo. Lei da dove viene? Małgorzata Tomaszewska. Jestem z Polski, szkoła podstawowa numer 111 w Łodzi. Che tipo di esperienza avete accumulato alla fine di un progetto iniziato 2 anni fa? It's very important project because our children. È stata un'esperienza molto valida per gli insegnanti, gli studenti e le famiglie che sono venute a contatto con realtà diverse e quindi incoraggiate nell'apprendimento delle lingue e dell'importanza nel contesto europeo. Abbiamo con noi un gruppo di ragazze che hanno partecipato al progetto Erasmus. Tu ti chiami? Serena Ferrara. Serena, avete inventato un gioco, in che cosa consiste? Allora, questo gioco consiste nel creare ponti, che è appunto lo scopo del progetto, che si chiama Let's Build Bridges Together, che significa creiamo ponti insieme. E questo gioco consiste nel tirare dei dadi e avanzare con la pedina. E ci sono delle caselle in cui tu devi rispondere ad una domanda. Se rispondi giusto rimani sulla tua casella, se no torni al punto, cioè dove eri prima. Ci sono delle caselle che si chiamano caselle opportunità che appunto ti permettono, se rispondi giustamente alla domanda, di prendere un pezzo di ponte. Alla fine vince chi arriva alla fine del tabellone con 3 pezzi di ponte. Tu ti chiami? Silvia Orlando. Tu che concetto, che idea ti sei fatta alla luce di questa esperienza e questo scambio con i ragazzi per quanto riguarda l'Europa? Ti piace un'Europa unita? Sì, secondo me bisogna appunto creare ponti fra di noi per collaborare in modo tale da essere tutti uniti e aiutarci anche nei momenti delle guerre. Speriamo che non ci siano guerre. Esatto. Tu ti chiami? Ginevra Moscada. Ginevra, tu che argomento hai trattato? Io? In che senso? In che senso? Cosa ti sei interessata, diciamo, in modo particolare? All'Erasmus. Io ho fatto molti progetti per l'Erasmus, ho partecipato al coro, oppure ho partecipato alle tradizioni italiane, siciliane specialmente, tipo con le culinarie. E poi ovviamente per l'Erasmus ho fatto delle parti per uno show che faremo ora il 6 al Teatro Cielo d'Alcamo insieme ai rumeni e polacchi. Tu ti chiami? Vesco Asia. Asia, sei stata tu all'estero o ci sei andata dopo? Sì, io sono partita in Polonia a maggio e sono stata ospitata da una famiglia e lì siamo stati con questi appunti, abbiamo fatto dei rapporti con persone rumene e polacche e abbiamo conosciuto i loro modi di vivere e i loro modi di fare e così siamo riusciti a integrarci anche nel loro modo di vivere. Tu ti chiami? Martina Lombardo. Quale classe frequente? Seconda B.
Martina, raccontaci un po' sinteticamente quello che avete fatto e che state facendo oggi. Allora, oggi come abbiamo portato i nostri corrispondenti sia polacchi che rumeni a questa specie di presentazione che abbiamo fatto per loro con dei balletti creati da alunni della nostra scuola e dei canti siciliani. Poi li porteremo in palestra per fare vedere altri balletti e ovviamente il gioco che abbiamo inventato noi. Li abbiamo portati anche a dei laboratori creati apposta per loro, culinari e scientifici.